Revolutionary Training for Amazing Performance. Ciao, ciao a tutti e benvenuti. Il mio nome è Massimiliano Sellini, coach Magnetic Days. Andiamo a vedere cosa andremo a presentare oggi. Veniamo alla parte alta della bike e vediamo come possiamo sostituire in maniera molto rapida le selle che i biomeccanici hanno a disposizione. Perché si cambia la sella? Perché ad esempio la distanza delle osse schiatiche del nostro soggetto è più o meno ampia e quindi abbiamo bisogno di sostituire sulla nostra bike in maniera sufficientemente veloce l'attrezzatura per modificare il setup. Vediamo un po' di cosa si tratta. Abbiamo questi dispositivi quick change che ci consentono di sostituire rapidamente la sella. Vediamo in che modo. Innanzitutto il sistema è un sistema magnetico, è provvisto di questa leva che, sbloccandola, ci consente di sostituire rapidamente la sella. Prendo l'altra sella che avevo a disposizione, vado ad alloggiarla all'interno della mia slitta e il sistema magnetico la aggancia automaticamente. Anche per il manubrio abbiamo lo stesso sistema di sgancio rapido quick change che ci consentirà di modificare il manubrio. Se per la sella abbiamo visto come differenze di ampiezza di ossa ischiatiche portino il biomeccanico a voler modificare in maniera rapida appunto la sella, anche per quanto riguarda il manubrio ovviamente abbiamo a disposizione varie tipologie di manubrio, non solo per larghezza diversa ma anche per misure di drop e reach diverse, quindi da qui nasce l'esigenza di modificare rapidamente la parte anteriore della nostra bike. Anche in questo caso il sistema è magnetico, si preme, si agisce su questa slitta e il sistema è di facile sostituzione. Voilà. Parliamo del particolare del quick change. Abbiamo detto che questo sistema magnetico ci consente di sostituire rapidamente la sella, ma vediamo anche nello specifico come la stessa può essere inclinata a piacimento dal biomeccanico per trovare ovviamente inclinazioni diverse della sella e quindi rotazioni del bacino più o meno efficienti per il nostro ciclista. Come potete vedere, questo sistema anteriormente prevede queste due ghiere che ci consentono di modificare rapidamente, e lo vedete dalla scala graduata, l'inclinazione e quindi l'orientamento della sella. Nel momento in cui abbiamo trovato l'inclinazione ideale, andiamo ad avvitare la ghiera più grande e il tutto si blocca, rendendo il sistema estremamente fisso, solido, così che il ciclista ci possa pedalare tranquillamente sopra. Revolutionary Training for Amazing Performance.